Allora, intanto Virginia, di nuovo benvenuta nemmeno con un click, grazie della tua presenza in questa giornata così importante. Grazie a voi, grazie per questo invito. Credo che il fatto di ritrovarci ogni volta qui a parlare di queste cose sia, da un certo punto di vista, un segnale, ossia intanto se ne parla e tra l'altro ogni volta che ne parliamo viene aggiunto un tassello in più, il codice rosso, che è una riforma epocale. O ancora, ad esempio, ogni volta noi come Roma Capitale stiamo continuando ad aprire dei centri antiviolenza, delle case rifugio, adesso abbiamo aperto dei co-housing, quindi ogni volta c'è un tassello in più. D'altra parte se ne parla ancora, il che vuol dire che purtroppo questo fenomeno è molto radicato, continua ad essere molto radicato e quindi di lavoro da fare ce n'è ancora tanto. Quindi il doppio lato della medaglia. Questo ci deve far riflettere, no? Allora è corretto quello che diceva l'onorevole Ascari prima, bisogna lavorare molto sulla formazione. Io lavorerei molto, infatti lavoriamo molto anche con le scuole. Abbiamo aperto e attivato un progetto che si chiama Scuola di Parità, proprio per lavorare sui ragazzi e sulle ragazze. Non a caso parlo di ragazzi e ragazze, perché il tema della violenza di genere generalmente viene perpetrato da un genere sull'altro, quindi dai ragazzi, dagli uomini sulle donne. E quindi bisogna lavorare con tutte e due le metà della mela, sostanzialmente. Non si può pensare che questo tema sia un tema di genere da affrontare solo con le donne. Come è stato detto, bisogna lavorare con i maltrattanti, che sono uomini. Non a caso sono anche nate delle associazioni di uomini ex maltrattanti che hanno fatto un percorso e lavorano con loro pari proprio per parlare da pari a pari e per cercare di entrare in quel mondo. Io ritengo che come dire, il puzzle che stiamo componendo sia ancora purtroppo molto ampio, il che vuol dire che c'è ancora tanto da fare. Segnali positivi però ce ne sono, perché ormai tutte le forze, cioè, se ne parla sempre, le forze politiche si stanno, mi sembra, compattando intorno a questi temi, non mi sembra, almeno apparentemente, ci siano grandi divergenze, a parte qualche voce che ogni tanto continua a uscire e relega il ruolo della donna ancora un po' in maniera, diciamo, antiquata. Ecco, il femminicidio in sé porta ed esprime questo concetto sostanzialmente di potere dell'uomo sulla donna, questo concetto patriarcale per cui la donna è un oggetto, è una proprietà o comunque sia sì, una persona che però tutto sommato deve essere condotta secondo regole che decide l'uomo. Insomma, ci sono ancora delle tendenze in quella direzione che noi dobbiamo in maniera assolutamente compatta arginare fino a debellare completamente, altrimenti non riusciamo a lavorare bene su questo tema. Siamo esseri uguali, ciascuno di noi con le sue particolarità, questo ci rende assolutamente speciali, ma uguali quanto a diritti e doveri, no? E quindi, insomma, il percorso è netto. Sì, io volevo farti proprio a proposito del termine femminicidio una domanda specifica proprio sulla, diciamo, su quello, proprio perché tu sei un'avvocata, del difficile bivio della letteratura sul tema proprio del termine femminicidio, perché se da un lato il termine femminicidio si va a definire come l'uccisione di una donna in quanto donna, dall'altra parte, quindi che questa comunque rischia di diventare poi foriera di ambiguità, dall'altra parte c'è la definizione di femminicidio come uccisione di una donna per mano di un uomo a lei noto, dove si fa coincidere in questo caso le relazioni che uccidono e tout court proprio al femminicidio. Secondo te, il termine femminicidio da avvocata, cioè in questo bivio, cioè qual è la tua opinione al riguardo, una tua riflessione? Onestamente, bisognerebbe capire cosa funziona di più in tribunale, sono molto onesta, perché il femminicidio innanzitutto è un omicidio di una donna. E secondo la letteratura, per femminicidio si intende anche non solo l'omicidio, ma anche tutto il percorso di violenze che poi sfocia
nell'omicidio, nell'uccisione della donna, per cui anche il suo annientamento psicologico da parte dell'uomo maltrattante, dell'uomo che lei conosce, sia quello che ha le chiavi di casa, sia quello che in realtà ha un rapporto di supremazia, di gerarchia su di lei, diciamo una gerarchia lavorativa o professionale, non supremazia sbagliato, per quanto ecco molti uomini la intendono così. Per cui c'è questo rapporto di potere, che sia familiare, che sia professionale, che in qualche modo si innesta su questa tipologia di omicidio molto specifico. Io, sicuramente da avvocato, ma essendo molto pratica, io cercherei di capire qual è la strada migliore per arrivare dritti al punto. Ritengo che il codice rosso, come appunto diceva il ministro Bonafede, come avete rappresentato bene voi, sia innanzitutto un grandissimo passo avanti, una grandissima corsia di accelerazione per questo genere di fenomeni e quindi ci può aiutare ad arrivare dritti alla meta. Sul resto io diffido un po' da tutte quelle che possono essere delle come dire, non voglio dire diatribe, però lasciatemi dire, costruzioni che poi iniziano ad aggiungere strati su strati e ci allontanano dall'obiettivo, che è quello di arrivare rapidamente all'individuazione del soggetto agente e alla relativa punizione. Bene, bene, bene. Un altro concetto di cui volevo parlare con te, che comunque in quest'epoca veramente più che mai attuale, è quello della glass glyph. Che tu in qualche modo occupando un ruolo così importante e in realtà molte donne che hanno comunque dei ruoli apicali sono spesso chiamate a risolvere la risoluzione di determinati problemi, però poi accade verosimilmente anche in aziende di alto livello poi o vengono demansionate o addirittura vengono licenziate. Su questo un po' racconta la tua esperienza. Se in qualche modo anche così personale o su altri, insomma. Dunque, diciamo questo. Proviamo a fare un esempio molto calzante. Diciamo che a parità di mansioni, una donna e un uomo vengono messi a risolvere lo stesso problema. Alcuni uomini non lo risolvono, alcune donne non lo risolvono, altri sì, altre sì. Le donne che non lo hanno risolto sono delle incapaci. Gli uomini che non lo hanno risolto ci stanno lavorando. È proprio il concetto che ci vede costantemente seconde, costantemente, diciamo, ecco, come quelle che devono imparare. Ora, tutti dobbiamo fare un percorso, tutti probabilmente non abbiamo tutte le risposte, ma ciascuno di noi, indipendentemente dal genere, si deve focalizzare su quelli che sono, no, gli obiettivi di vita, gli obiettivi professionali, familiari, eccetera. C'è però questa tendenza a screditare costantemente le donne non appena non riescono a raggiungere quell'obiettivo, cosa che non viene minimamente fatta con gli uomini. Io questo lo vedo per come insomma accade nei miei confronti e facendo il paragone con colleghi, ma anche diversi politici uomini, non gli si rinfacciano mai gli insuccessi. C'è chi dice che l'insuccesso sia parte del successo. Allora, io credo che la chiave di lettura debba essere la stessa. Si deve applicare lo stesso metodo di giudizio. Allo stesso tempo, ritengo un'altra cosa fondamentale. Noi continuiamo a parlare di quote rosa, quote di genere, perché politicamente è più corretto dire quote di genere, anche se poi alla fine sono sempre quote rosa. Io credo che questo concetto debba essere rapidamente superato, non perché non sia più necessario, attenzione, ma proprio perché sta diventando una grande coltre sotto la quale mascherare la totale assenza di politiche incentivanti per le donne, politiche di supporto per le donne, sicché siccome abbiamo le quote rosa possiamo fare ciò che vogliamo. La verità è un'altra, che quando noi dobbiamo selezionare, parlo chiaramente dell'esperienza personale, quando dobbiamo selezionare determinati profili, in alcuni settori noi continuiamo a trovare una prevalenza di uomini qualificati, perché magari siano professioni cosiddette STEM, quindi tradizionalmente maschili, siano altre tipologie di professioni. Tendenzialmente la rosa tra cui scegliere è più ampia per gli uomini
rispetto a quella delle donne. Perché? Perché non c'è stato un adeguato supporto dal punto di vista educativo, dal punto di vista professionale, dal punto di vista familiare delle donne, per cui basta dire ma ci sono le quote rosa e a quel punto si pensa di aver risolto. E magari noi, per dover rispettare questa cosa delle quote rosa, dobbiamo iniziare a fare una serie di combinazioni che nulla hanno a che vedere con la capacità dell'individuo a ricoprire un determinato posto, quanto piuttosto con il genere. Allora, io ritengo che questa sia l'ipocrisia in assoluto più ampia, che deve essere immediatamente fatta cessare. Dobbiamo dirci in tutta onestà che la parità di genere purtroppo ancora non esiste. Dobbiamo dire che servono politiche attive per incentivare la donna a raggiungere gli stessi risultati dell'uomo, se vuole, in alcune tipologie di professioni, o comunque di poter raggiungere gli obiettivi che lei si prefigge, quali essi siano. Dobbiamo continuare a ricordare che soprattutto durante la pandemia le prime a comunque perdere il lavoro, avere delle ripercussioni lavorative sono di nuovo state le donne. Allora, se questo è vero, è vero che non c'è ancora parità di genere, quindi parlare di quote rosa è una grande ipocrisia. Dovremo arrivare al giorno in cui non si parlerà più di quote rosa, di quote di genere all'interno dei CDA, all'interno delle giunte, all'interno di tutti quelli che sono consessi, collettivi, ma si parlerà semplicemente di competenze. Chiunque le possieda, siano uomini, siano donne. Questa credo sia un grande obiettivo da raggiungere, potendolo fare, come dire, con grande libertà e finalmente, ecco, squarciando questa ipocrisia di che purtroppo ci avvolge, andando anche un po' contro quello che è il politically correct, però insomma nel 2021, dopo la pandemia, penso che stiamo rivoluzionando completamente il mondo, penso che possiamo anche guardarci negli occhi e dire forse le quote rosa sono una sciocchezza, pensiamo ad altro. Brava, bravissima Virginia, e grazie del tuo supporto in questa puntata così importante.